Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Gioconi X-Vapo. Sono da solo. Sono da solo perché gli altri sono andati in vacanza e mi hanno detto Stefanello lavora. Quindi vedrete una serie di video dove sarò da solo. Nel frattempo gli altri saranno già tornati, però comunque. Quest'oggi vi mostro questo Coolfire Z50 con lo slide by Inuki. Eccoci qua con Inokin Coolfire Z50 Slide Kit per smettere di fumare. Inokin, come al solito, crea i prodotti in collaborazione con Phil Busardo e Vaping Greek. Qua abbiamo le solite avvertenze che ormai siamo abituati ad avere sui prodotti di svapo. Andiamo con l'unpackaging. Un prodottino veramente veramente interessante per chi vuole iniziare a smettere di fumare e vuole avvicinarsi a questo mondo con uno starter kit veramente veramente fatto bene, veramente funzionale. Per quanto riguarda la guancia, apriamo la confezione, abbiamo la vostra box con batteria integrata veramente piccolina, e guardate, la si tiene in mano tranquillamente, con una batteria da 2100 mAh. La mettiamo un attimo in stand by, vi faccio vedere l'attonizzatore. L'attonizzatore non è nient'altro che ormai il famosissimo e stracollaudato slide, vetrino di ricambio. All'interno troviamo anche il cavo USB per la ricarica, un'altra resistenza. All'interno troviamo due tipi di resistenze, abbiamo una 1.2 e una 0.8. preinstallata trovate la 1.2, io ho messo sulla 0.8 perché prediligo le coil da 0.8. manuale di istruzioni, avvertenze e appunto la guida su come ricaricare l'Atom e come far funzionare la box. Qui ho la 1 e 2, qui abbiamo svariati o-ring di ricambio e un tip sostitutivo che, come potete vedere, non ha il blocco. Il blocco cosa significa? Che adesso vedete l'atomizzatore, lo vedrete. Come per la RS2 abbiamo il drip tip che va a bloccare il fondello superiore, quindi non potete aprire l'Atom se non sollevate leggermente il pin per questa sporgenza, è stata creata apposta per la sicurezza, quindi basta che l'ho sollevato un pochettino e l'atomizzatore si apre. Qui non abbiamo la membrana per la sicurezza del capovolgimento del liquido. Per smontare il tank si smonta da qua sopra, in questo modo potrete sostituire il vetrino. Per smontare la parte di sotto basta svitare. Ormai lo slide non ci sarebbe neanche bisogno che ve lo mostro, però visto che fa parte del kit, togliete la testina. Classiche testine Z-Coil di Inokin, funzionano veramente da Dio. Passiamo alla box. Box, come vi ho detto prima, con la batteria integrata da 2100 mAh. Quindi la potrete caricare benissimo grazie al cavo USB e un alimentatore, un trasformatore da burro, come se fosse un banalissimo cellulare. Qui abbiamo presa per la ricarica, tasto up e down, fire e accensione, e in più abbiamo un tasto di sicurezza apposta per poter spegnere o accendere il circuito. Infatti se io faccio così, la box non si accende. Quindi questo testino molto molto interessante, perché quando la mettete in tasca può capitare che questo lo schiacciate 5 volte e quindi la box si accenda. Invece con questo tasto, schiacciando, vi dice premuta, premere 3 volte per accendere. 1, 2, 3. Inokin. Come vedete sul display abbiamo gli ohm, i volt, i watt, i secondi della premuta del puff e la batteria residua.
tenendo premuto su o giù, ovviamente check atomizer, lampeggia il valore dei watt e qui voi potete cambiare e va da un minimo di 6 a un massimo di 50 watt. Tenendo premuto le due frecce, più e meno, vi visualizza i puff. Se tenete premuto, vi gira il display. Ripremete nuovamente e il display si gira. Tenendo premuto Fire, il tasto down, passa dalla modalità vari watt a vari volt. Più il tasto Fire, ritorna in modalità watt. Ora vi innesto l'atomizzatore per far vedere la lettura della resistenza. 0,78, infatti ho la 0,8. Bene, è tutto ragazzi, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Allora, come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, kit molto molto bellino, sia nello stile che nelle dimensioni, con ormai collaudatissimo slide. Io qua dentro ho immesso la testina da 0,8 e lo sto usando a 16 watt. Dentro ci sto svapando il baffometto riserva della tabaccheria, la versione white, quella pulita, che dire, un kit da guancia proprio per poter smettere di fumare, con la batteria integrata da 2100 mAh. Che dire ragazzi, Flowmos in pieno, ve lo straconsiglio, sia per chi vuole iniziare a smettere di fumare, sia per chi vuole un prodottino facile da utilizzare e soprattutto piccolino da poter mettere in tasca. Inoltre contando anche che ha la sicura del tasto che lo potete spegnere proprio fisicamente. Veramente, veramente valido. Straconsigliatissimo. Ma vi consiglio di acquistarlo, ad esempio per le vacanze, perché è veramente, veramente eccezionale. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video con l'ultima mia svapata di guancia. Quindi... va bene, ciao!